Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo videozzo, ben ritornati ragazzuoli. Allora, la qualità intanto della facecam dovrebbe essere migliorata, perché ho cambiato la luce finalmente. Ragazzi, oggi entriamo su Fortnite sempre da PC, perché ho scoperto qualcosa direttamente da Reddit riguardo ai movimenti del cubo. Ragazzi, non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo in modalità Fortnite PC ed eccoci qua ragazzuoli, col mio bellissimo Ragnarok, finalmente ho sbloccato anche io l'elmo. Tra l'altro scusate per questo filo qua, ma poi devo colorarlo con lo stesso colore del muro, quindi poi non si vedrà. Ragazzi, andiamo in game. Andiamo in game, quindi in modalità parco giochi. Fatemi un attimo guardare il negozio perché ho visto che... Fate una risata, ok. Ok, roba vecchia. Bene, ragazzi, andiamo al parco giochi. Allora, cosa è successo su Reddit? Ci sono due utenti che sembra che abbiano capito qualcosa. Su mobile, per quelli che giocano da mobile, si è scoperto che a distanza da certi punti non si vede più l'erba che sta a terra. Che cosa significa? Significa che in qualche modo si riesce a scoprire dove effettivamente il cubo andrà, ok? Adesso vi faccio capire meglio, vi faccio vedere un piccolissimo esempio. E intanto lo so, raga, lo so, abbiamo la terza runa ufficiale. La terza runa che dove sta? Io ancora non l'ho vista, raga, quindi ci buttiamo adesso in questo momento. Vicino a sprofondo Stantio, praticamente, ok. Ok, ragazzi, eccoci qua. Siamo qua vicino a sprofondo Stantio. Come pensavo già due giorni fa, ho detto che secondo me il cubo stava andando proprio verso quella zona. Ragazzuoli, adesso entriamo ovviamente in modalità replay e poi andiamo a vedere il simbolino che sta sotto, ok? Qualcuno di voi sicuramente già ha visto com'è questo simbolo, ma noi lo vediamo lo stesso in live insieme. Ragazzi, preparatevi perché adesso vi faccio vedere due immaginette, due mappe con dei punti tracciati da questi due utenti Reddit e sembra che le loro teorie siano effettivamente interessanti da poter condividere sicuramente su YouTube. Allora, ops, perché ho fatto questa cosa? Non lo so neanche io, va benissimo. Ragazzi, allora, andiamo in modalità replay direi. Comunque siamo qua vicino a sprofondo Stantio, va benissimo, non ci perdiamo un chiacchiere, andiamo direttamente qua nella modalità replay. Vediamo un po' questo simbolo, ma vediamo che cosa sta incidendo in questo momento. Nello scorso video, raga, vi ho detto che la prossima runa si poteva vedere dai log della kill. Quando il cubo ci fa fuori, praticamente escono quei simbolini sotto a terra, tipo ucciso da quei simbolini che sono le prossime rune. In realtà, ragazzi, pensavo di ritrovarmi oggi una terza runa con inciso praticamente i due quadratini, o almeno il quadrato con all'interno la righetta. Uno dei tanti simboli che si trovano sulla superficie del cubo. In realtà, ragazzi, non è così, perché oggi ho visto qualche screen riguardo a questo strano simbolino e non mi sembra sia uguale a quello che pensavo. Ragazzi, andiamo in modalità drone libero. Fatemi un attimo vedere, è la prima volta che guardo, ragazzoli, eh. Tra l'altro, qui ci sono i simboli, eccoli, guardate. Stavo parlando esattamente di questo. Pensavo di vedere oggi la terza runa con questa forma qui, il quadrato con dentro la lineetta, e invece non è stato così. Andiamo quindi dentro, partiamo qui dall'angolino, vediamo un po' che cosa succede. Ragazzi, è ancora un mistero purtroppo questo cubo qui, ma non ci resta che continuare ad aspettare. Che cos'è sta roba? Ok, che cos'è? Non riesco a entrare dentro, raga. Ok, eccoci qua. Ecco il simbolo, raga. Si vede veramente male. È stra difficile vedere questa volta, peggio della scorsa, raga. Che cos'è sta roba? Ah, ok. Mi sa che fa parte... Ok, mi sa che fa parte del simbolo. No. Che cos'è sta roba? Perché? Perché? Perché abbiamo questa linea tridimensionale, raga? Che roba strana. Boh, vabbè. Ok. Vediamo se riesco a farvi vedere la terza runa magari fatta meglio, ok? Tramite un'immaginetta. Ok, ragazzi, questo è il simbolo che praticamente sto vedendo in questo momento nella modalità replay, ok? Un simbolo che ancora non ci dice niente. Sta sicuramente sulla superficie del cubo e adesso sta lì incisa vicino a sprofondo Stantio, ok? Potrebbe essere in realtà, potrebbe essere un simbolo che decifrato ci va ad indicare una zona della mappa. Avete visto, vi ricordate il video in cui vi ho fatto vedere quell'utente su Reddit che ha messo insieme tutti i simboli a pinacoli pendenti sopra la mappa, ma poi in realtà nel video vi ho detto che secondo me non aveva molto senso. Vi ricordate, raga, il videozzo? Lo trovate qua sopra nella scheda cliccabile. Togliamo questo, raga, togliamo questo, torniamo nella modalità replay. E adesso vi faccio vedere finalmente le immagini di cui vi parlavo. Allora, bella questa... Ok. Allora, ragazzi,
tre immagini oggi, tre immaginette, partiamo dalla prima. Ok, primissima immagine, ragazzi, abbiamo tutti gli spostamenti di questo misterioso cubo. Siamo partiti da Palmetto, ragazzi, adesso siamo vicini a Sprofondo Stantio con la terza incisione. Guardate, raga, quanta roba ha fatto. Ha fatto un sacco di passi, tra l'altro grande questo utente che ha segnato anche i simboli delle rune, ma veramente un genio, grandissimo. Siamo alla parte dove ci sono i pallini rosa, viola, bella anche la classificazione in colori. GG a questo utente, raga, GG. Allora, siamo passati praticamente lì da Lande Letali fino ad arrivare a Pinnacoli Pendente addirittura, e adesso siamo lì. Ragazzi, i passi non mi dicono niente in realtà. Secondo voi, se avete qualche teoria, commentate come sempre qua sotto al videozzo. E non resta che aspettare chiaramente la quarta runa. E a proposito di quarta runa, passiamo, raga, ad un'altra immaginozza. Boom, eccola qua. Anzi no, non è questa. Prima questa e poi vediamo quella di prima. Boom, eccola qui, ragazzi. Allora, un utente su Reddit, come vi dicevo, è andato a seconda di questa teoria del mobile con l'erba che non si carica, che non si renderizza la texture. Facciamo un piccolo esempio, ragazzi. Io direi di fare una bellissima cosa. Vi faccio vedere esattamente dove sta il cubo adesso. Quindi ritorniamo un attimo in game. Scendiamo qua sotto. Mi tengo sempre qua nel replay. Perfetto, così. Ok, fermiamo un attimo. Mettiamo drone libero. Che cosa intendo con sta cosa del mobile e, delle texture? Allora, ragazzi, praticamente su mobile la gente che arriva qui e si ferma ad esempio in questo punto, lì dove c'è il cubo, praticamente non si carica l'erba, ok? La grafica non carica l'erba che sta a terra, quindi chiaramente si capisce che lì ci andrà eventualmente il cubo. La stessa cosa è successa ad altri utenti sempre su mobile, riuscendo a tirar su questa interessante teoria. Se questa mappa è giusta, se questa teoria dell'erba che non si carica è giusta, la prossima runa, la prossima runa dovrebbe essere esattamente lì sotto a Retail Row, come state guardando qui nella mappetta. E il movimento sarà quindi quello segnato qua con la linea rossa, fino ad arrivare a Loot Lake. Loot Lake in realtà è l'ultima fase del cubo dove poi si attiverà. Ma attenzione, guardiamo un attimo l'altra immagine, perché abbiamo più o meno la stessa cosa. Guardate, abbiamo i tre pallini viola che sono praticamente le rune, ok? Quindi seguendo anche qui i puntini rossi, abbiamo Retail Row, poi abbiamo Bosco Blaterante, poi andremo sotto a Passatempi Pomposi e poi andremo sotto invece a Pleasant Park, ovvero Parco Pacifico, fino ad arrivare in teoria, ragazzi, al lago, a Loot Lake, a sponde del saccheggio, come tutti pensano, dove ci sarà questa attivazione del cubo che creerà un botto di casino, come è stato con il famosissimo decollo del razzo. Tutti voi ormai vi ricorderete la mia potentissima live. Che dire, raga, devo ancora scoprire se effettivamente sarà così il percorso. Vi ricordo che ieri, raga, ho caricato un video parlando di magazzino Muffito che cambierà con la patch di domani. Avete visto che ieri sera ho caricato anche un altro video parlando di questa cosa, soprattutto dicendovi che la patch è stata rimandata a domani, giovedì 6 settembre, ok? Per problemi critici con i controller che il team di Fortnite effettivamente deve sistemare prima di lanciare un update così grosso con il nuovo High Stakes. E vi ricordo anche il video con le sfide svelate del High Stakes, sempre di questo evento. Modalità fuga domani, raga, non vedo l'ora, e quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati con me. E per terminare, chiaramente, raga, vi porto anche la settimana 9. Dovrebbe essere bella completa. Siete pronti? Andiamo a vedere insieme di che cosa si tratta. Ci sarà anche il punto per la mappa del tesoro, la missione con la mappa del tesoro. Allora, ecco qui, ragazzi, la settimana 9. Abbiamo reca danno con armi esplosive ai nemici, 0 su 500. Usa gli ATK, quindi dobbiamo usare il kart, va bene, 5 stelline, perfetto. Follow the treasure map found in Shifty Shafts. E qui, ragazzi, già a destra vi porto anche la mini mappetta del tesoro, ok? Questa è la zona praticamente vicino a Sprofondo Stantio, dove praticamente ci sta questo altissimo monte di pietra, ok, con vari livelli, e lì dovrebbe trovarsi esattamente la stellina. Dopodiché abbiamo cerca forzieri a Pleasant Park, a Parco Pacifico, balla con un altro giocatore vicino a Loot Lake, a sponde del saccheggio. Abbiamo poi eliminazioni con fucile d'assalto ed eliminazioni
a Tometo Temple, ok? Al tempio Tometo 0 su 3. Le eliminazioni con l'assalto invece 0 su 5, va bene? Andiamo direttamente in game, raga, così vi faccio vedere dove dovrebbe essere esattamente questa zona per la mappa del tesoro. Vado in parco giochi velocissimo. Andiamo tra 3, 2, 1. Eccoci qua, ragazzuoli. Siamo esattamente vicino al punto che noi interessa. Tra l'altro anche vicino al cubo, lol. Ok, allora, dove dovrebbe essere la stellina? A livello, diciamo, medio, ok? A livello medio di altezza. Quindi o qua dove ci sta questo forziere che state guardando davanti a me, oppure da questa parte qui vicino agli alberi. Noi andiamo di qua. Penso che sarà proprio da questa parte. Potrebbe anche essere in realtà in questa zona qui. Lo scopriremo, insomma, appena ci sarà la settimana 9. In ogni caso, avete capito di che zona si tratta. E noi ci vediamo, signori, o oggi pomeriggio o stasera con un nuovo video, oppure domani. Ciao, ragazzi!